Stimolare la crescita, la vivibilità e l'innovazione della città attraverso la promozione di processi di rigenerazione urbana. Un protocollo d'intesa è stato siglato tra il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro e il presidente provinciale di Confcommercio Maurizio Prestifilippo per ridare slancio in particolare al commercio ennese da troppo tempo in sofferenza. Un tavolo di coordinamento si riunirà d'ora in poi periodicamente con finalità di programmazione, monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese. Enna è un caso difficile, non disperato, forse è il caso meno difficile della provincia, non per niente, grazie anche alla presenza di un'amministrazione comunale sensibile. Confcommercio inizia questo percorso di collaborazione con il sindaco di Enna su questo progetto di rigenerazione urbana che è un grande progetto voluto da Confcommercio nazionale e condiviso dall'Associazione dei Comuni Italiani. Quindi mettiamo a disposizione un pool di esperti che insieme alla Confcommercio di Enna e al Comune di Enna cercheranno di studiare quali formule si possono attuare per rivitalizzare il commercio, soprattutto nella zona alta e diciamo nel centro storico che è stato caratterizzato in questi anni da una perdita progressiva di attività economica. Nessun singolo commerciante è in condizione di competere con grandi strutture che hanno un appeal, un'attrattività straordinaria come i centri commerciali, gli outlet, mentre invece l'insieme dei commercianti e l'ente locale possono in realtà insieme mettere in moto dei meccanismi che tendono a riqualificare le zone commerciali con un'attrattività che è ben maggiore. Pensate alla straordinaria bellezza delle strade del centro storico di Enna, ai palazzi, ai monumenti, a tutta quell'area straordinaria che esiste in una città medievale come Enna, che diventa la quinta naturale di un centro commerciale che però deve essere pulito, ben illuminato, facile da raggiungere, con possibilità di parcheggio anche gratuito, a disposizione. Sì, i vantaggi che il Comune di Enna avrà da questo protocollo d'intesa, per il quale ringrazio il Presidente Prestifilippo e il Presidente Lopresti per aver lavorato in questa direzione, sono senz'altro quelli di avere una validissima collaborazione per affrontare uno dei problemi fondamentali che l'amministrazione sta cercando di risolvere in qualche modo da quando si è insediata, e cioè quello del commercio. Il tema del commercio è un tema che inevitabilmente riguarda lo sviluppo socio-economico di un territorio e in questo momento storico certamente è in grave difficoltà in tutta Italia e lo è ancora di più ad Enna, che è un centro tradizionalmente non ricco e con un centro storico che si è spogliato di molte cose nel tempo.